Fusione delle Camere di Commercio Chieti e Pescara. Finalmente si arriva alla votazione. Dopo le polemiche, le finte partenze, i ripensamenti, oggi sono tutti riuniti a suggellare l'accorpamento. Noi di fatto stamattina deliberiamo l'accorpamento e la fusione. Poi è chiaro, siamo in attesa che finisca il suo iter di rinnovo alla Camera di Commercio di Chieti e poi attendiamo la stessa cosa dalla Camera di Commercio di Chieti. Se fino a poco tempo fa si discuteva sulle cessioni di poltrone, cioè su chi avrebbe rinunciato al ruolo di presidente, oggi Daniele Becci riporta l'attenzione sul vero obiettivo di questa manovra. Guardi, in questo momento, glielo dico in diretta, me ne può fregare di meno, visto che lei me l'ha tirata la battuta. A noi in questo momento interessano le fusioni, perché le fusioni significa avere prospettiva nel futuro, e significa avere progettualità, perché ad oggi con i tagli che abbiamo, l'ultimo dei nostri problemi sono le poltrone, ma il primo dei nostri problemi ed è il nostro dovere oggi fare le fusioni, non abbiamo alternative. Lungaggini che hanno lasciato intendere che qualcosa non andasse. Basti pensare che la stessa operazione, quella di fusione, era stata già compiuta e celermente, senza clamori, dalla Confindustria. Questo rallentamento, trovo assolutamente centrata la sua domanda, è dovuto al fatto che c'è un po' di confusione a livello centrale, però devo dire che le nebbie si stanno dipanando, incominciamo ad avere delle certezze, cioè dobbiamo scendere sotto le 60 camere di commercio che dovranno avere almeno 80.000 aziende, per cui ecco, noi abbiamo una unione naturale qui con gli amici di Chieti, perché la vicinanza ci porta di fatto ad avere un'unione assolutamente naturale.